Dopo l'annuncio a sorpresa di Paper Mario, è chiaro che Nintendo ha cambiato la strategia comunicativa per questo 2020. La formula dell'appuntamento programmato, Nintendo Direct, un contenitore pensato per rendere ufficiale la programmazione delle uscite su console nei mesi a venire, ha lasciato il posto a una comunicazione molto più diretta, composta da semplici trailer pubblicati senza preavviso. Il motivo di questo cambiamento risiede probabilmente nelle difficoltà che l'azienda sta affrontando nel coordinare i nuovi ambienti lavorativi frammentati a causa del lockdown. E tutto sommato devo dire che mi sto abituando a questo nuovo modo di gestire gli annunci. Quello che è importante però è che a questo punto possiamo aspettarci di tutto. E con la seconda metà dell'anno ancora da coprire, iniziano a circolare numerose speculazioni su quelle che potrebbero essere delle vere bombe atomiche in arrivo, anzi, di ritorno su Switch. Prima di vederle insieme, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Tra i vari rumor che ormai circolano da mesi a proposito della console ibrida Nintendo, ce ne sono due che iniziano a prendere una forma sempre più concreta. Questo grazie a Jeff Grubb, giornalista e scrittore di rilievo nel settore videoludico, che sul sito VentureBeat ha deciso di chiudere la sua copertura dell'annuncio di Paper Mario con un capitolo molto interessante. Grubb infatti ha dichiarato, così come se nulla fosse, che la produzione di Intelligent System è solo uno dei titoli con cui Nintendo ha intenzione di stupire il suo pubblico e che sarebbero in lavorazione presso gli studi interni due remaster di un certo peso, la versione deluxe di Pikmin 3 e la collection di tutti i Super Mario in 3D, a partire dal 64 fino ai Galaxy. Lo scenario non solo sarebbe praticamente un sogno per gli appassionati Nintendo, ma inoltre non è poi così assurdo da immaginare. Pikmin 3 rappresenta uno dei pochi giochi a non essere stato riportato con facilità dalla libreria Wii U, e una versione deluxe sarebbe il passaggio più naturale per consentire al grande pubblico di giocare al terzo capitolo di una serie molto importante, ma che è stata progressivamente dimenticata dai suoi stessi sviluppatori. Col minimo sforzo, la casa di Kyoto non solo avrebbe a disposizione un ottimo titolo per riempire le uscite su Switch, ma spianerebbe la strada anche ad un eventuale Pikmin 4. E poi c'è veramente bisogno di commentare l'impatto che avrebbe una collection come quella dei Mario 3D? Stiamo parlando di vere e proprie pietre miliari del genere, anzi, senza girarci troppo attorno, proprio della storia del videogioco. Capolavori senza tempo che nel corso degli anni sono diventati dei punti di riferimento nell'evoluzione del platform in 3D dimensioni e hanno sviluppato un'aura leggendaria intorno ai loro nomi. Questo perché, a parte Super Mario 64, ripubblicato in passato su Virtual Console per Wii e di cui è stato fatto un remake per DS, sia Sunshine che i due Galaxy non hanno mai visto una versione aggiornata che li rendesse giocabili all'infuori delle loro piattaforme originali. Una release per Switch sarebbe perfetta, sia per rinfrescarsi la memoria e godere di questi capolavori per la prima volta in HD, ma anche per i giovanissimi, che magari hanno giocato a un'avventura di Mario in tre dimensioni solo con Odyssey. Ma vi riuscite a immaginare quanto potrebbe vendere una cosa del genere? Magari proprio durante il periodo delle vacanze natalizie? Con buona pace della next gen, Nintendo potrebbe avere tra le mani una vera e propria bomba atomica, e per darvi un'idea della portata di un'operazione del genere, pensate solo che la remastered di New Super Mario Bros. U ha venduto più di 5 milioni di copie. Esatto, un Mario 2D di sicuro non tra i più ispirati e anche molto recente, essendo uscito originariamente su Wii U nel 2012, si è imposto nelle classifiche di vendita col minimo sforzo. E questa potrebbe essere solo una parte dell'offerta di Nintendo. I nomi in ballo sono ancora parecchi e i rumor ormai fuori controllo. Quello che è certo è che la casa di Kyoto ha tutti gli strumenti a disposizione per salvare questo 2020, che tra una situazione di emergenza impensabile e qualche incertezza di troppo, rischia tuttora di trasformarsi in un anno al di sotto delle aspettative dell'utenza. E poracci, si parla sempre di rumor e speculazioni, quindi mi raccomando, cercate di non volare troppo con la fantasia. Però non lo so, io alla collection de Mario in 3D entro la fine dell'anno ci voglio credere. Cadrebbe anche durante i festeggiamenti per il 30° anniversario dell'idraulico baffuto. Quindi Nintendo, ti prego, fallo, fallo. E voi cosa vi aspettate? Sognate qualche titolo in particolare o tutto sommato siete soddisfatti così? Come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, sogno ad occhi aperti, ciao!